sono Liliana Bucci, ma tutti mi chiamano Tatiana. Sono nata a Fiume il 19 settembre del 1937 e sono una delle pochissime bambine sopravvissute al campo di sterminio di Auschwitz. Sono testimone delle atrocità umane commesse durante la Seconda Guerra Mondiale. Sono ricordi di una bambina, alcuni vividi e altri sbiaditi. Io sono Alessandra Bucci, ma da sempre tutti mi chiamano Andra. Sono nata a Fiume il 1 luglio del 1939 e anch'io sono una delle pochissime bambine sopravvissute al campo di sterminio di Auschwitz. Ricordo il 29 marzo del 1944, era sera, i rumori, le urla, nonna Rosa che piange in ginocchio chiedendo all'uomo di lasciare andare noi bambini. Ricordo di non stare bene per via della varicella. Che tristezza vedere nonna e la nostra nonnina piangere e disperarsi. Lei aveva capito. Il rumore del treno, la gente spaventata, le urla. Sensazioni che mi accompagneranno per tutta la vita. Il viaggio a Birkenau. Anche l'arrivo è rumore. 4 aprile 1944. Eccoci alla grande fabbrica della morte, Auschwitz, confusione e terrore. Scesi dal treno, giungiamo alla Judenramp, punto dove siamo costretti a metterci in fila per la selezione, la fila che segna il nostro destino. Le nostre vite sono nelle mani di un ufficiale nazista che con un cenno separa le persone internate da quelle che vengono inviate subito nelle camere a gas. Noi veniamo internate e avvinghiate alla nostra mamma percorriamo la strada che ci porta alla sauna, il luogo in cui venivano tatuati e disinfettati i deportati prima di entrare nelle baracche. E anche qui rumori, odori, sensazioni. Si respira la paura. La mamma viene tatuata per primo. Il suo numero è 7, 6, 4. 8, 2. Poi tocca a noi due. Prima Andra e poi io. Il mio numero è 7, 6, 4, 8, 4. Non riesco proprio a memorizzare questo numero, perché io non sono un numero, sono una bambina. Il mio numero è 7, 6, 4, 8, 3. Io invece ho subito memorizzato questo numero. Ora sarà parte di me, per sempre. Indossiamo dei vestiti che non ci appartengono e veniamo separate dalla mamma. Camminiamo verso la nostra baracca, Kinder Block 1. Ad attenderci una blu cuva, la guardiana della baracca, prigioniera polacca che ha il compito di sorvegliare. Ho paura e mi sento persa. Per fortuna con me c'è Tati ed io resterò attaccata a lei come un francobollo ad una cartolina. I nostri ricordi sono rumori, odori, sensazioni e cerchiamo di costruire attorno a noi una sorta di normalità. Però questa cosa non si può chiamare normalità, ma è solo atrocità. I tedeschi ci chiamano cadaveri in vacanza. Pezzi o schiavi da utilizzare fino allo sfinimento, prima di morire. La sopravvivenza prende il posto della paura. Il tempo si perde tra eventi che si accavallano senza un ordine, né logico né cronologico. Noi siamo bambini e abbiamo bisogno di giocare, perché la morte è ovunque intorno a noi. La nostra blocca è spietata, ma con noi è stranamente umana. Ci regala persino due magliette di angora bianca e ci annuncia che ci avrebbero chiesto se volevamo ritornare dalla nostra mamma e che avremmo dovuto rifiutare la proposta fatta. Dovevamo restare immobili. Avvisiamo Sergio, ma per lui il richiamo della mamma fu irresistibile. Era solo. Insieme a Sergio furono radunati altri 19 bambini. 10 femmine e 10 maschi. Erano felici, convinti di riabbracciare la loro mamma. 20 piccoli angeli portati via con un inganno atroce.
È stata l'ultima volta che abbiamo visto Sergio. Il 27 gennaio del 1945 è il giorno della liberazione. Ricordo i camion russi e soldati che ci sorridono. Ci portano in un orfanotrofio di Praga ed è lì che ho i miei primi attacchi di emicrania, un forte mal di testa. Era tutto così triste e privo di affetto. Dopo l'orfanotrofio di Praga fummo trasferite a Linfield, vicino a Londra, a Linfield House. Siamo rinate, ci siamo sentite amate, siamo tornate alla vita, protette, accolte e coccolate. Finalmente ritorniamo ad essere bambine con dei diritti, primo fra tutti quello di avere un'infanzia serena. Ma un giorno anche il nostro tempo a Lingelfrei finì. Nell'ottobre del 1946 ci dissero che i nostri genitori erano vivi e ci cercavano. La felicità ha un suo aspetto, leggera e delicata, accarezza gli animi. Quante lettere e disegni abbiamo scritto alla nostra mamma e di lì a poco ci saremmo riabbracciate. Ma quando giunse il momento, quelle forti emozioni si trasformarono in un pianto liberatorio e smarrito. Ricordi, Andrea? Anche il nostro incontro con il nostro papà, che era a Trieste per lavoro, fu emozionante. Il nostro buon tempone, un uomo buono e divertente, che amava la sua famiglia. E così, pian piano, cominciamo a ricostruire le nostre vite. Ci trasferiamo da Fiume a Trieste e la nostra vita quotidiana diventa via via una vita normale. Ormai i nostri ricordi sono nel baule dei segreti in soffitta. Adesso cerchiamo solo un po' di tranquillità. Crescendo ci siamo formate le nostre famiglie. Oggi siamo due donne che, malgrado le terribili esperienze vissute, sono state in grado di sposarsi, amare, crescere dei figli e avere dei bellissimi nipoti. I nostri mariti ci hanno sempre ascoltato e incoraggiato a parlare, raccontare e tirare fuori tutto quello che avevamo vissuto. Nostre carissime Andrea e Tatiana, per chi ha vissuto una tale disumanità, trovare le parole non è semplice. Vorremmo rifugiarci nel nostro silente dolore o dimenticare per non cadere nell'oblio della disperazione. Ma con grande forza d'animo avete raccontato dove possa arrivare la crudeltà e soprattutto avete dato voce a chi non c'è più. Ora anche noi abbiamo una grande responsabilità, raccontare dove possa arrivare la crudeltà e soprattutto continuare a ricordare. Perché se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Primo Levi, grazie.